Nuova denuncia del Movimento 5 Stelle, nuovo caso sulla sanità, questa volta protagonista è il presidio ospedaliero di Tocco da Casauria, dove dal 1 novembre scorso è stato chiuso il servizio di radiologia specializzato nel trattamento del mesotelioma, un raro tumore della pleura causato da inalazioni di amianto. Chiudendo la diagnostica radiologica, che è indispensabile per lo studio di questo tumore, si va a compromettere negativamente anche quello che è l'unico centro di riferimento regionale. Ricordiamo che il polo sanitario di Tocco da Casauria abbraccia una vasta utenza, comuni di Pesco Sansonesco, Pietranico, Bolognano, Torre dei Passeri, Tocco da Casauria, Salle e tanti altri comuni, comuni già gravemente afflitti dallo spopolamento perché sono aree depresse. Non solo, abbiamo riscontrato che qualche mese fa l'ALSA ha stanziato fondi, risorse per potenziare il servizio di diagnostica radiologica, ha investito risorse, ci sono nuovi strumenti, alcuni strumenti che sarebbero dovuti arrivare non sono ancora arrivati, comunque stanziamenti di risorse, sapendo che di lì a poco si sarebbe chiuso il servizio. Poi ricordiamo, il direttore del polo sanitario ha scritto alla direzione dell'ALSA declinando ogni responsabilità da eventuali omissioni di soccorso. Alla luce di questo, noi riteniamo di inviare la nostra interpellanza all'autorità giudiziaria tramite i carabinieri dei NAS che sono qualificati per questo genere di lavoro, perché riteniamo che ci sono potute essere sia eventuali danni erariali che danni all'utenza, perché non c'è più questo servizio indispensabile. Una cosa gravissima che rientra nel quadro generale dei tagli alla sanità abruzzese indiscriminati sulla pelle della gente, che sta facendo macelleria sociale. Grazie.